dopo il fatturato 2021 di OTB, può dirci quali sono le strategie in termini di distribuzione e riposizionamento di Diesel? OTB è un momento particolare, un momento positivo, ci abbiamo lavorato per anni per riuscire ad avere una struttura importante di management che potesse fare un gruppo molto diverso dagli altri, un gruppo molto moderno nel modo operandis di portare avanti il nostro business. Abbiamo possibilità ovviamente di poter avere altri brand che potrebbero, grazie alla nostra struttura, alla solidità, altre aziende che potrebbero far parte del nostro mondo. Ce lo auguriamo, ovviamente non siamo qui solamente per fare conglomerato, vogliamo, se qualcuno deve arrivare a bordo, deve essere qualcuno che ha il DNA al quale noi apparteniamo. Ci stiamo sviluppando bene, penso che anche solo con l'esistente, senza avere nuove acquisizioni, possiamo fare veramente molto anche solo con quello che abbiamo, perché abbiamo dei brand veramente favolosi, dei brand che hanno tanto ancora da poter dire e da poter sviluppare in tutto il mondo. Siamo qui alla prima sfilata dal vivo di Clem Marti, nuovo direttore creativo di Diesel. Come sta andando il riposizionamento del marchio Diesel? È incredibile quello che sta succedendo in Diesel, perché dopo 40 anni di storia guidata da me ho dato nelle mani di Glenn questa direzione creativa, che intelligentemente ha speso molto tempo nell'heritage, nell'archivio, nel vedere tutto quello che sono i dettagli, la cultura di questo brand, e lui sta portando tutta l'innovazione, la freschezza, il design, e lo sta portando a diventare qualcosa di veramente speciale. Io penso che Diesel ha segnato 40 anni di storia precedentemente, oggi sta segnando un nuovo capitolo nel mondo della nostra industria, e può diventare, e lo stiamo guidando perché diventi veramente l'alternativa al mondo del lusso. Come cambierà la distribuzione di Diesel? Mi ha fatto soffrire molto, ho tagliato 400 milioni di low distribution per innalzare questo brand, per cui stiamo portando sempre clienti molto più evoluti, clienti che fanno parte di un mondo più alto, però clienti che abbiano una visibilità di come le generazioni nuove stanno cambiando e di come devono essere i prodotti moderni che loro hanno bisogno. Sarà un'apertura di nuovi store in alcune parti del mondo? Diciamo, il mondo è tutto bello, è tutto importante, l'America in maniera particolare è il paese che ha finanziato di più l'industria, e per cui ci sarà un grande sviluppo sicuramente in questo paese, e ovviamente la Cina è il paese che dove tutti quanti stiamo lavorando. Europa, ok, tutti quanti siamo in questa industria, siamo già abbastanza presenti, quindi c'è solamente da rinnovare, da ringiovanire, e per il resto penso ci sono poi i nuovi paesi che stanno arrivando, tipo la Corea, il Pakistan, paesi dell'Asia dove possiamo ancora fare dei grandi sviluppi. Non dimentichiamo poi un continente che non è ancora arrivato a bordo, che sta arrivando piano piano, che è l'Africa. OTB ha annunciato la quotazione entro il 2024. Sa già in quale paese farete l'IPO? Questo non lo so, cioè, non è il mio mestiere, ci sono dei tecnici che ci stanno lavorando, lo vedremo.